Buongiorno ragazzi, è fatta, è fatta. Dio esiste, Dio è grande. Grazie Dio per questo dono che mi hai fatto. Grazie Dio. Una gioia ogni tanto. Grazie Signore, grazie. Non vi specifico la gioia in particolare, però è una gioia. Piccolina, ma è una gioia buona per me. E possiamo fare anche più grande. Vediamo un po' come procede la situazione. Però Dio mi ha dato questa grande possibilità. Io solo Dio ringraziare perché altra gente, cioè la dottoressa che mi ha assistito, vabbè, il caffè non tanto. Finalmente una gioia, alleluia ragazzi, alleluia. Oggi ma so, manca solo un piccolo tassello. Fa pace con una persona che per me è particolarmente importante, però se non vuoi far pace, pazienza. Se fa la pace con me mi fa piacere, gli spiegherò la situazione com'è. Manca solo quello, per il resto sono troppo felice, ragazzi, troppo felice. Si deve festeggiare, ragazzi. Una gioia, alleluia, finalmente. Il Signore sì, se lo preghi con il cuore, il Signore ti ascolta. Il Signore non può non essere indifferente alle tue preghiere, alle tue sofferenze. Non può essere indifferente. Il Signore ha sofferto anni, mesi, anni, giorni. Assoluto anonimato a piangere per la vita anonima e dire al Signore, mi raccomando, Signore, dammi qualche gioia, che già faccio più, aiutami economicamente, aiutami materialmente, aiutami moralmente. Il Signore c'è, il Signore c'è. Il male non può sempre durare, l'occhio è un guollo, il malocchio non può durare per sempre. Prima o poi scade, perché il malocchio ce l'aveva addosso per qualche pezzo di merda che aveva lanciato. E adesso tutto va bene, sta andando come previsto, anche meglio del previsto. Quindi ragazzi, pregate al Signore, però vi do un consiglio, prima di pregare al Signore, vedete cosa in sospeso che avete, non fate soffrire le persone prima, non ingannate il Signore facendo soffrire le persone. Oppure comportandovi una chiavica, o non essere all'altezza di essere un cristiano, perché il Signore se ne accorge, no? Il Signore non vi esaudisce le vostre preghiere, soprattutto se sono più gravi sono e più pretende il Signore la vostra fiducia, la vostra lealtà, la vostra devozione. Perciò, prima perdonate l'uomo, perdonate le persone, perdonate il resto, siate in armonia con le persone, con voi stessi, perdonatevi voi stessi per prima. Io l'ho fatto. Poi però chiedete al Signore, una volta questo, poi potete chiedere al Signore tante cose. Io non sono un evangelico cattolico, sono solo un credente, un povero coglione che nella vita ha sbagliato tanto. Però si sta rendendo conto che il Signore c'è e che altrimenti questa cosa non sarebbe andata in porto, perché è molto difficile. Tutta la gente mi ha detto, vedrai che non ce la farai mai, ma è difficile, ci sono tanta gente che lo fa, eccetera, eccetera. Invece per me è riuscito. Per me è riuscito, ragazzi. E io sono contento perché il Signore c'è. Il Signore c'è, pregatelo col sangue agli occhi, che vi ascolterà prima o poi. Più è grave la cosa, e più dovete essere devoti, più cristiani possibile. A me è una cazzata quello che ho chiesto rispetto alle malattie, rispetto alle cose difficili della vita. Però comunque a me la situazione era comunque complicata, perché io sono disoccupato, una vita difficile. A me trovare una sistemazione economica, un reddito, una cosa per me significa tanto, perché io sono disoccupato per 30 anni passati. Quindi il Signore mi ha ascoltato, è una testimonianza quello che faccio io. Il Signore può pure ascoltare voi, se ascolta un povero peccatore di merda come me, che sono un peccatore di merda, può ascoltare pure voi che siete meglio di me forse sulla carta. Però prima di venire al Signore vi dico una cosa, cercate di risolvere le questioni sospese che avete con le persone.
Risolvete le questioni in sospeso e poi potete parlare con il Signore. In generale sto dicendo io, non so se è una freccettina a qualcuno. Detto questo, grazie Signore per la tua bontà, per la tua grande voglia, grande onnipotenza. Grazie per avermi aiutato. Purtroppo è felice, però ci mancherà ancora un altro po' per esaudire queste cose, per cambiare vita. Però già col pensiero che comunque posso cambiare vita, ci vorrà un po', non tanto, non poco, ma ci vorrà un po'. Nel frattempo devo arrivare con la testa lucida, soprattutto con la voglia di sfondare il mondo, quella voglia che avevo una volta e devo trovare un'altra volta. Questa volta con i mezzi miei, però. Pregate il Signore perché il Signore esiste, ragazzi. Il Signore esiste. Il Signore esiste. E spero con il cuore, io spero per un'amica mia in particolare che non mi sente più. Se sente questo video per 6 minuti, ma fottese lo sente. Spero veramente che la sua famiglia, il suo familiare molto vicino stia bene in salute. E se il Signore ascolterà anche in questo, mi farà un grande piacere, mi farà. Detto questo, pregate perché il Signore può essere che vi ascolta. Se non vi ascolta, vuol dire che il destino è andato così. Altrimenti il Signore vi ascolta, non vi preoccupate. Ciao ragazzi, buona vita, buone cose.